Questa credo che sia la triggerata più incredibile della storia. Ciao belli! Dopo il video di ieri di Clash Royale, dove ho risposto alla domanda più comune, Grax, che fino a fatto Clash Royale, quando porti Clash Royale, lo trovate nelle schede se volete recuperarlo, è top. Oggi torniamo con un contenuto di Brawl Stars ad elevatissima richiesta. Di che cosa sto parlando? Grax, perché non fai rank 30? Grax, hai Sandy al 29, non si può vedere, perché non la fai rank 30? Ecco! Oggi non faremo un rank 30. Vi starete chiedendo, Grax, quindi che ci porti nel video? Seguite tutto il video, perché triggererò tutta la mia community, tutti quelli che mi chiedono questo eventuale push e non sanno che motivazione c'è dietro al non push dei rank 30. Andiamo a giocare insieme ad Alex Zanli, trovate al secondo e al terzo link in descrizione. Ci mancano 3 partite per finire il video. Ovviamente vi consiglio codice Grax in the shop, in descrizione c'è il Super Sale Store. Mi raccomando, codice Grax prima dell'acquisto delle gemme, perché se non erro oggi dovrebbe uscire Ambra Zorro. Dovrebbe costare anche 149 gemme, 150 gemme. Chissà se l'hanno modificata rispetto all'applicazione sviluppatore. La valuteremo questa sera alle 20:30. Non mancate in live. Raffa Gemme, Sandy 981, push rank 30, il primo non rank rosso di Grax. Mi sono dimenticato una cosa fondamentale: domani torneremo con la parte 2 del box opening. Mi raccomando un like e soprattutto l'iscrizione per il push 1,39. Attivate la campanella per non perdervi i contenuti. Primo match, non so se sono random, comunque un bel team. Attenzione, Penny, Sandy e Mortisio, ci mancherebbero 4 partite. Però calmi, vi consiglio di seguire tutto quanto l'episodio. Mi raccomando, è un episodio che merita, sicuramente merita. Ora mi concentro perché devo vincere, altrimenti il rank 30 non riesco a farlo. Nessuno mi regala coppe. C'è il Mortis, sciabolatore de Don Perignon sulla parte di destra, vorrebbe probabilmente venirmi a prendere. Sandy se l'è giocata molto bene, danni sul Mortis, attenzione, Grax c'è, me la devo giocare un po' safe. Alex vuole andare su Mortis e va bene, io pusho Sandy quasi triplo danno, però Sandy ha caricato la ulti. Zan può andare anche di torretta, però ci sta sempre il Mortis. Sì, eccolo qua il Mortis preso, ulti nel mid, kill su Sandy. Andiamo a prendere Penny che c'ha 4 gemme. Il problema è che io non posso farmare le gemme. Se farmo le gemme sono totalmente inutile poi. Anzi, sono una preda molto semplice per il Mortis. Anche se Zan può difendere molto bene il Mortis. Se Penny carica il mortaio, fidatevi che non sarà per niente semplice. Buono il prefire di Grax. Bella la scoppiata da parte di Zan. Non carico. Che non carichi, Grax. Datte de corsa e questi te linciano. Fermate, ci sta Sandy dietro, eh. Occhio. Eccolo lì il danno pazzesco del mortaio. Arriva il Mortis, danni di Grax, kill su kill, doppie, non so quello che ho visto. L'importante è che Zan recupera, togliendo il mortaio, ci manca una gemma e forse il primo match è andato, non so sicuro, è stato abbastanza veloce, eh. Toccate fuga, se fosse così, se terminasse così. Bello il colpo di Penny, Grax si muove un po' sinuoso, Mortis mi taglia, in realtà non è vero, mi dissocio dalla violenza. Bella win, prima partita andata, ma non ci fermiamo qua perché siamo esattamente a 987 record. Perché dico record? Perché è record sia di Sandy che del mio account. Considerate che finirà la stagione tra 3 giorni, siamo a 40.157 record. Altre 3 partite. Mi sa che questo è un team buono, molto buono. Team meta, quello di Genio, Sandy e Tara contro il nostro che è un po' anti-meta con l'8-bit. Zan worka veramente alla grande with the 8-bit. Mi aspetto una partita abbastanza combattuta, l'importante è gestirla bene, non fare errori. Tara va sulla destra contro Alex, Zan sta già cominciando a farmare un po' di gemme. E al momento tutte partite giocate, sono contento, niente snipe positivo, snipe negativo è giusto che ci sia. Snipe positivo va a rendere il push meno accattivante, più brutto da vedere, quello è ovvio. Attenzione, potrei andare di gadget, ma al momento non mi conviene, devo caricare principalmente la ulti. Sandy subisce tantissimo, il gadget ci potrebbe stare, recupero life e ripuscio. Sandy non sta workando tantissimo, Alex sta facendo una partita assurda, seguiteli che so player, come vi dico sempre, di un'altra categoria. Grax è semplicemente special game guest, se non un malus per questo genere di team. Mi manca un colpo per Sandy e so sincero, il colpo mancante per la ulti si sente pure tanto. Ulti messa, potrei andare di gadget, dai che la stiamo farmando molto bene. Grax c'è, 3.500 recuperati, posso anche andare a spingere il genio, why not, danni ci sono. Grax non urlare che sono le 2 di notte, 2 di mattina, chiamatele come ve pare.
Sandy la ulti con capello di vita. Zan ne ha 10. Possiamo indietreggiare, ma c'è Genio che grappa. Secondo me non è un match fatto, anche perché Tara potrebbe caricare la ulti. Exactly. La ulti la metto. Alex ha fatto una giocata incredibile difensiva, sono sincero. Il Genio l'ho counterato. GG. Super match vinto. 13 gemme contro player non male, 800. Siamo a 993. Che sfiga, ragazzi. 999 come sempre. Ma non è possibile. Record comunque, 40.163 senza tagli. Let's go. Altro match molto buono. Anche questa è una bella comp. Tutte belle partite. Ma che spettacolo per questo video storico del canale. Il primo rank 30 di Grax. Staremo a vedere. Attenzione, qua c'è una signorina Tarella che sta contro di me. Forse è meglio se io andassi contro Ems, perché Ems countera tutti quanti i pettini di Tara. Vogliamo provare a fare uno switch? Ci potrebbe anche stare. Nessuno ha il coraggio di prendere le gemme nel mid. Grax va sulla parte di destra. Ho subito solo da pollastro. Tra l'altro Ems non è neanche max. Che team è? Non lo so, però workano. Questo è quello che sto notando. E sto subendo danni grossi. Ems può andare con la ulti. È vero che non c'è la ulti, quella che è sicura, quindi leggermente counterabile. Non sto facendo praticamente nulla in this moment. I danni ci sono. E 8 bit va giù. Le gemme le abbiamo. Abbiamo fatto il nostro. Tutte partite veloci veloci. Siamo al grado 29 con una possibile vittoria. Non voglio neanche dirlo. Il numero dei trofei, occhio perché ho giocato male. Zan c'ha poca life, l'ho messo in difficoltà. Ma il gadget arriva al momento giusto. La gemma numero 10 è stata presa. Ulti Tara completamente a caso, non so che ha combinato Tarella. Vado a difendere, via MS, via Tara. 8 bit ma sciolto. Ragazzi, è il momento. È quel momento quasi di chiudere il push a 999. Ve lo avevo promesso e questo video lo faccio per dirvi che Grax non pusherà i rank 30. Questa credo che sia la triggerata più incredibile della storia. Grado 29, 999 coppe. Non pusho i rank 30. Per quale motivo? Perché i rank 30, boys, non mi creano hype. Non ho intenzione di scalare Brawler. E con questo video sancisco ufficialmente la fine della scalata di Grax, che in realtà avevamo finito nella scorsa stagione. Abbiamo mettato le 40.000 coppe e lì stop. Finirà questa stagione e mi farò droppare il Sandy al maschile a 999 coppe. Da 999 coppe. Lo dico a tutti quelli che ogni volta mi chiedono Grax il push al rank 30. Quando arriverà il momento? Quando faranno un aggiornamento interessante per la ladder? Quando sarà possibile scalare in maniera seria e non 47 brawler in 28 giorni? Devi vendere l'anima per pusharli. Quando sarà possibile, Grax li porterà tutti quanti all'8,50, poi tutti 900, poi tutti 9,50 ed infine tutti quanti al 1000. Chissà se usciranno nuovi rank, potremo fare anche eventualmente push ai vecchi rank 35. I 40 li porteremo in video per chi riuscirà a pushare 40, se ci saranno. Ora sto fantasticando, non lo sappiamo. Sappiamo solamente che ci sarà un eventuale aggiornamento a giugno. Guardate quanto è bella la mia Sandy. Sto triggerando tutti quanti. Vi chiedo 999 like, iscrivetevi, campanella e ripeto, no, non pusho i rank 30. Domani ci sarà il box opening, questa sera la live, ed eventualmente domenica proveremo a fare qualcosina didattico con Jin, magari anche con i pacchetti da prendere, modi con epiche. Jin è il record 50.429 con qualche coppetta droppata, ma poco ci mette. Ringrazio Alex Zan, secondo e terzo link in descrizione. Giusto lunedì, quindi il video uscirà martedì, vedremo il reset di Sandy da 999 a chissà, probabilmente 974. No, mi sembra di no, dovrei perdere di più. Codice Grax in the shop, iscrivetevi, fate quello che vi pare. Vi mando un bacio enorme. Il mio primo brawler a 999. Ciao belli, ciao ciao.